Due in un colpo. Nella Val Tiberina le parole d'ordine sono sicurezza e produttività. Il progetto è stato cofinanziato dal Programma di Sviluppo Rurale della Toscana, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale PSR FEASR 2014-2022, nell'ambito del bando del tipo di operazione 4.1.1, miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole, che concede contributi agli imprenditori agricoli professionali, IAP, per realizzare investimenti aziendali nelle attività di produzione, allevamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il contributo erogato all'azienda agricola Cipriani è di 66.705 euro. Buongiorno, sono Roberto Cipriani e mi trovo qui presso la mia azienda agricola, il Pozzuolo, via Alpe 15 di Piave Santo Stefano. Nella mia azienda alleviamo bovini di razza chianina e limousine e abbiamo i suini all'ingrasso in una modica quantità. Il resto sfruttiamo il legname e la silvicoltura. Ho fatto questo progetto cofinanziato con il PSR Toscana 2014-2020, che utilizza anche i fondi europei agricoli per lo sviluppo rurale, per mettere in produzione circa un centinaio di ettari che ho acquistato nel 2015, sia per il pascolamento che per il contenimento degli animali selvatici. Quindi ho adoperato questi fondi per fare delle recinzioni e acquistare delle macchine, un piccolo escavatore, un trattore a cingoli, un trincia e un aratro che venne utilizzato per bonificare questi territori che erano stati un po' trasandati. Il territorio ne beneficia in quanto facendo questi interventi con il pascolamento si riduce la possibilità degli incendi e in più il terreno coltivato è stato recuperato da situazioni di incolto. Il supporto del PSR Toscana con i fondi europei agricoli per lo sviluppo rurale è stato molto importante in quanto nelle aziende agricole le sole entrate dovute alle normali produzioni non ci consentono di fare queste spese per rendere l'azienda più competitiva ed efficiente.